Gecom Security Perugia, che perde una partita che forse sembrava averla in tasca dopo un terzo set vinto in maniera sicuramente convincente. Un quarto set giocato spalla a spalla fino a un certo punto, poi forse avete mollato, così come nel tie break 8-4 in vantaggio si è spenta una luce che sembrava invece sorridere a voi. Ma secondo me è stata sempre una partita in forte equilibrio, ci sono state delle situazioni che hanno determinato il risultato a favore dell'una o dell'altra squadra, ma tutte e due le squadre sono molto molto equilibrate. Io recrimino qualcosa in più sul quarto set, credo che in un 24-23 un arbitro non possa fischiare un'invasione inesistente. La palla non è assolutamente stata toccata sopra la rete dal giocatore e quindi l'invasione a mio avviso non c'era. Ad ogni modo una Gecom Security che ha combattuto, il coach Fabio Bovari che cosa salva oggi della sua squadra? Assolutamente tutto, sappiamo che i derby vanno in questa maniera, nel senso che mi sarei arrabbiato se non avessimo giocato, c'è stato un bel gioco, ci sono state tantissime difese, credo che voi vi siate divertiti come ci siamo divertiti noi, onore e merito a chi ha vinto, ricordiamoci sempre che in questo momento siamo alla seconda posizione da soli. E comunque un buon punto preso a Bastia è sicuramente un punto importante, perché vincere in questo campo sarà difficile per tutti, portare via i punti altrettanto. Assolutamente sì, e poi ti ricordo che venivamo dalla seconda trasferta insidiosa perché abbiamo vinto sabato scorso 3-1 a San Michele e quindi sapevamo della difficoltà di questa partita, come sappiamo naturalmente la difficoltà della prossima partita che sarà il Palevangelisti contro il Trevi, è sempre un altro derby. Coach Fabio Bovari si è sgolato, sentiamo che ti manca la voce oggi, che cosa hai detto alle tue ragazze, in cosa insistevi? Beh, diciamo che ho richiamato molto l'attenzione dei fondamentali che ci servivano per poter gestire le situazioni del cambio palla e del contrattacco del Bastia. La partita era stata studiata bene sia da me che dal collega, la differenza, ripeto, in campo credo che possiamo dire che l'hanno fatta delle piccole sfumature. Ora, come ricordavi prima, c'è rimasto l'ultimo derby umbro per concludere il girone d'andata. Perugia Trevi, che cosa vi aspetta? Un altro derby, quindi sarà un'altra partita insidiosissima, un'altra partita alla morte. Sappiamo che tutte le umbre sono coriacee, quindi speriamo di giocare la nostra e loro giocheranno la loro. Vinca il migliore, come sempre.